Allora, è venuta anche Eleonora Evi, che è portavoce del Parlamento Europeo. Vuoi fare, vuoi rilasciare? No, è importante essere qua, ci tenevo a essere qua perché ho difeso al Parlamento Europeo le petizioni che sono state presentate sia contro la costruzione della vasca a Brest, quindi questa qui nel Parco Nord, che quelle due vasche in posizione a Senago. E le petizioni sono state accolte positivamente da parte del Parlamento Europeo, che ha rilevato di fatto che i cittadini hanno delle preoccupazioni legittime e che quindi meritano delle risposte. Queste risposte stentano ad arrivare, in particolare il sindaco Sala non ha mai risposto al Parlamento Europeo alle petizioni, alle richieste nostre reiterate nel tempo di dare una risposta ai cittadini. Quello che sta avvenendo qui è uno scempio del territorio, l'ennesimo scempio del territorio, che ha innumerevoli conseguenze negative sul, non solo sull'ambiente ma anche sulla salute delle persone. Queste vasche verrebbero costruite qua a pochissimi metri dalle abitazioni e in queste vasche ci sarebbero acque putride che raccolgono tutto lo schifo inimmaginabile che il Seveso contiene, che è oggi uno dei fiumi più inquinati d'Europa, quindi insomma stiamo parlando di una bomba ambientale incredibile. Quindi siamo qui ed è giusto essere qui oggi, io ci tenevo a essere qui oggi per manifestare il sostegno.